Storia di un corpo. È un diario, la storia di un uomo dalla sua nascita fino alla sua morte. Orecchietta. Il protagonista della storia ha 38 anni, 7 mesi e 22 giorni. Siamo venerdì 1 giugno 1962. Sta parlando dei suoi figli. Lison in lacrime. Suo fratello l'ha insultata. Lison è particolarmente sensibile alle offese. In lei le parole trovano un senso. Ho verificato. Bruno le ha detto vai a cagarti. Ho sgridato Bruno e ho chiesto da dove viene questo insulto, così radicalmente fisico. È stato José. Chi è José? Un amico di scuola. Un piccolo pied noir. Per l'esattezza, appena arrivato dall'Algeria con il suo dramma, la sua famiglia, il suo accento e il suo vocabolario. Tempo neanche 10 anni e il suddetto vocabolario rinnoverà da cima a fondo il catalogo dei nostri insulti. Vai a cagarti. Ha comunque un'altra dimensione rispetto a stronzo e vaffanculo. L'imperativo del verbo cagare, coniugato in senso riflessivo pronominale, è un'arma assassina. L'avversario, ridotto all'escremento di se stesso, al quale ordiniamo di defecarsi da solo. Cosa si può dire di peggio? "66 anni, un mese e un giorno. Sabato 11 novembre 1989. Queste dimenticanze sempre più frequenti, blocco improvviso nel bel mezzo di una frase, silenzio idiota di fronte allo sconosciuto che grida con gioia il mio nome. Confusione dinanzi alla donna un tempo amata, il cui viso non mi dice nulla. Eppure non sono state molte. Titoli di libri che dimentico appena devo citarli, oggetti smarriti, promesse che mi si rimprovera di non aver mantenuto. Tutto questo mi affligge da sempre ed è molto sgradevole, ma ciò che più mi esaspera è la condizione di animale in agguato cui mi riduco per la paura di dimenticare quello che voglio dire in una conversazione appena avviata. Non ho mai avuto fiducia nella mia memoria, certo. Ricordo parola per parola tutto ciò che mio padre mi ha insegnato durante l'infanzia, ma oggi mi domando se non è stato a scapito di tutto il resto. Nomi, facce, date, luoghi, avvenimenti, letture, circostanze, eccetera. Questo handicap ha complicato i miei studi e la mia carriera senza che nessuno peraltro se ne rendesse davvero conto, perché al posto della parola che mi sfugge nelle conversazioni ho cominciato ben presto delle gran perifrasi. Ne ho tratto una fama di chiacchierone. La perifrasi ti fa parlare molto più del tuo interlocutore, come quei cani che annusano tutto e che zizzagano con il muso a terra. Fanno una passeggiata più lunga 10 volte di quella dei loro padroni. Oggi la memoria serve soltanto a ricordarmi le sue lacune. Ricordati che non hai memoria.